In un mondo in cui un semplice coming out su YouTube sale nelle tendenze e fa scalpore, anche io mi sento in dovere di gridare all'universo un grande segreto. Il mio genere videoludico preferito è la raccolta di giochi. E sì, cari amici di Smart World in ascolto, l'ho detto e ne vado fiero. Quando ero piccolo adoravo acquistare in edicola i CD, che oltre alle immancabili gallerie di avvenenti signorine, contenevano schede di freeware e shareware, rispettivamente giochi gratuiti e versioni dimostrative di quelli che ai tempi erano i titoli indipendenti. Anche l'avventura più ignobile diventava motivo d'ossessione, a tal punto da volerla finire a tutti i costi solo per il piacere di farlo. Immaginate la mia faccia al solo annuncio di Herocade, una collezione al cui interno troviamo ben 9 esperienze a realtà virtuale completamente diverse tra loro, al prezzo di soli 11,99€. Sfrutta persino la compatibilità con i PlayStation Move, ma tutti possono essere affrontati con il semplice DualShock. Bene, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e partiamo subito col primo titolo, e iniziamo già male. Jurassic Survival è il peggior sparatutto statico su PlayStation VR. Si sta fermi in un punto e bisogna sconfiggere una manciata di dinosauri che prima di tutto compaiono sempre negli stessi punti della sola mappa disponibile ed in più si generano alla stessa velocità di una lumaca su un rettilineo. È davvero troppo lento e blando e non bastano le armi sbloccabili nel corso delle ondate ad addolcire una pillola che non assumeremo mai più se non per far ridere qualche amico. I suoni e le animazioni sono talmente mal confezionate da suscitare almeno un sorriso. Zeta Strike sorprende in un primo momento. In pratica l'obiettivo è quello di disintegrare gli zombie utilizzando un aereo armato fino ai denti, cercando di salvare quanti più sopravvissuti possibili. La peculiarità è l'interfaccia con la quale si macelleranno i morti viventi. L'azione la si vive dall'alto e basta premere il pulsante di mira per zoomare sul campo. La sensazione di ingrandimento sa essere credibile, ma una volta passati 10 minuti la noia vi assalirà. Visivamente non dice nulla, il sonoro è pessimo e il ritmo di gioco non ha brio. Perlomeno c'è un sistema di sviluppo del proprio velivolo e un simpatico jumpscare segreto per il quale, ora, siamo costretti ad una visita al confessionale. Polyrunner invece è la versione meno riuscita del ben più avvincente Raised Sun. Nel dettaglio si assumono le vesti di un'astronave con l'obiettivo di resistere quanto più a lungo possibile in ambientazioni poligonali. Sono presenti diversi schemi di controllo e il gioco sa essere divertente se assunto in piccole dosi. Niente per cui vi strapperete i capelli, sia chiaro. Stiamo parlando di un gioco elementare che non ha poi molto senso nella VR. Quantomeno ha un gameplay e possiede quel pizzico di arcade che vi spingerà a superare il punteggio più alto in classifica, sempre che vi piaccia il genere. Di Sisters non c'è molto da dire. È un'esperienza della durata di 5 minuti che non offre nulla di diverso rispetto all'iconica kitchen di Resident Evil, che francamente abbiamo preferito. In una piccola stanza c'è una bambola che dopo un po' vi osserverà per tutto il tempo. Beh, potete immaginare la fine con un pizzico di fantasia. Sarà l'attaccamento che abbiamo nei confronti del gioco originale, fatto sta che Space Beat Attack è praticamente Space Invaders in prima persona e sulla realtà virtuale. Lo scopo è quello di sconfiggere tutti gli alieni prima che tocchino la vostra navicella spaziale. Si evitano attacchi, ci si muove sia sull'asse delle X e su quello delle Y e si spara ai mostri. Alla fine non è niente di che, ma i nostalgici si divertiranno almeno un pochino. Gumi no Yume è pieno di livelli e sembra un gioco completo, a differenza della stragrande maggioranza dei prodotti presenti in questa collezione. Stiamo parlando di un rompicapo in cui è necessario posizionare degli oggetti sulle apposite piattaforme dello stesso colore, in una struttura fatta a blocchi. A dirla tutta, non è molto divertente, e graficamente non dice nulla, ma oltre a distinguersi offre pure un bel po' di contenuti. Purtroppo però la realtà virtuale invece di aggiungere valore alla produzione ne toglie, visto che non ha nessuna utilità se non quella di provocare un eventuale torcicollo.
Non sappiamo chi abbia inventato Alpha Tarchiante e non vogliamo nemmeno saperlo. L'impatto audiovisivo disorienta e si fa beffa delle innovazioni tecnologiche. Siamo davanti ad un paio di poligoni messi su per ospitare una mandria di tacchini di cartone che mettono suoni talmente noiosi da spingervi ad ucciderli tutti. Contrariamente alla primissima impressione, però, il gioco ha un non so che di spassoso. Nel senso, ok, è uno sparatutto statico, è brutto, rudimentale e banale, ma funziona. Mette alla prova, ci sono diversi livelli di difficoltà e si guadagna del denaro per sbloccare nuove armi e per potenziare quelle già sbloccate. Insomma, non è male se contestualizzato a dovere, alla faccia del pregiudizio. Road Rage trasuda malinconia, specie se avete vissuto sulla pelle la crescita dei giochi su smartphone. In pratica si tratta di un endless runner portato sulla realtà virtuale. Bisogna guidare un'auto su un rettilineo, evitando gli altri veicoli tramite il movimento della testa. Le tre modalità disponibili cambiano un po' le regole, alimentando la rigiocabilità, e compare anche qui un negozio per l'acquisto di nuovi mezzi. Lo stile grafico minimale, nella sua semplicità, è tra i più piacevoli del pacchetto, ma non chiedetegli troppo. Certo, si tratta pur sempre di un'esperienza più consona all'ambiente mobile, ma almeno sfiora la soglia della sufficienza. Ultimo, ma non per importanza, è Dread Halls, il piattoforte di Herocade. Ed è un gioco che fa paura, sul serio. Stiamo parlando di un titolo alla vecchia maniera in cui bisogna esplorare sotterranei, generati però in maniera procedurale. E sono davvero imprevedibili. Non pensate ai soliti jumpscare da 4 soldi. Dread Halls crea tensione e ve la inietta nelle vene utilizzando mostri di ogni specie, i quali sfruttano dei comportamenti alquanto particolari, che vi invitano ad esempio a non guardarli o a non muovervi. Non c'è nemmeno l'ombra di un combattimento, potrete solo affidare la speranza alla lanterna e scappare dai pericoli raccogliendo nel frattempo dei collezionabili che vi faciliteranno di pochissimo la vita. Non vogliamo svelarvi nulla perché è una di quelle esperienze dell'orrore da provare, anche se effettivamente ha perso un po' del suo smalto con l'uscita di giochi del calibro di Resident Evil 7. L'immersione è alle stelle e sebbene la grafica non sia granché, c'è dell'ottimo lavoro svolto nello studio del suono. In definitiva, Herocade è una raccolta composta da molti bassi e almeno un alto assolutamente degno di nota. Tra giochi pessimi, mediocri e passabili, c'è Dread Halls, che tra gli amanti dell'orrore potrebbe valere la spesa da solo. In breve, la valutazione cambia a seconda dell'angolazione da cui lo si guarda. Come collezione di esperienze non soddisfa, ma come rapporto quantità-prezzo ha pochi rivali su PlayStation VR e può essere un modo leggero per introdurre qualcuno alla realtà virtuale, o soprattutto per vivacizzare le serate invernali con gli amici. E qui è tutto per questa videorecensione. Se vi è piaciuta come al solito, non dimenticate di lasciare un mi piace o un commento per supportare il nostro lavoro. Un saluto da Giorgio Palmieri per smartworld.it e noi ci risentiamo nel prossimo video.